Ma quindi questo è un gioco un po' in stile Kamehameha! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo unboxing della Limited Edition di Dragon Ball Raging Blast 2 che mi è stata consigliata da Pikachu89. Cliccate qui per teletrasportarvi sul suo canale dove troverete video di ogni genere, unboxing, commentary e recensioni. Tra quest'ultime è presente anche la video recensione di Dragon Ball RB2 con la quale ha partecipato al concorso organizzato da Tana del Drago, descrivendo in maniera eccellente pregi e difetti di questo titolo. Se ne volete sapere di più sul gioco, andate a vedere sul suo canale e mi raccomando, iscrivetevi. Ma adesso passiamo finalmente al nostro unboxing. Questa qua è la confezione, andiamo un po' a girarla. Dietro la descrizione di gioco, si fa per dire, con i vari contenuti che troviamo all'interno di questa limited edition. Andiamo ad aprirla. Quando apriamo la confezione ci si presenta di fronte a questo piano, questo scenario con le due figure di Gohan e di Cell in 3D. Carino. Adesso sfiliamo il contenuto. Al suo interno abbiamo il gioco e un artwork. Questo artwork è fatto veramente molto bene. Giriamolo. Dietro è anche numerato Limited Edition Dragon Ball Raging Blast 2. Rappresenta Goku. È molto LOL. Ma adesso incominciamo ad aprire il gioco. Al suo interno abbiamo il libretto di istruzioni, bianco e nero, con tutte le istruzioni nelle varie lingue: italiano, inglese, francese e alieno. Invece sotto il libretto abbiamo un DLC per scaricare, costumi bonus per i nostri personaggi. E infine abbiamo il gioco. Eccolo qui. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo unboxing lampo della Limited Edition di Dragon Ball Raging Blast 2, che ve lo consiglio caldamente, soprattutto anche a chi ama la saga di Dragon Ball. E state attenti, non vi comprate Dragon Ball Ultimate Tenkaichi, perché è uscito davvero male. Gli unici tasti che dovrete premere saranno quadrato e triangolo, combo preimpostate, mosse speciali preimpostate. Un gioco letteralmente di me. Detto questo, ci rivediamo al prossimo tutorial, alla prossima rubrica, oppure al prossimo unboxing. Ciao a tutti ragazzi!